Salve a tutti amici di MarcosBox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, edizione riassunto della settimana, nella quale andremo a commentare le principali notizie che sono state pubblicate su MarcosBox durante la settimana appena trascorsa. Cominciamo con la prima notizia. La prima notizia è stato il primo slittamento di Fedora 20 di una settimana. L'inizio settimana, sabato, è stato annunciato appunto lo slittamento di Fedora 20 di una settimana. Ieri, venerdì, è stato annunciato lo slittamento di una ulteriore settimana. Fedora 20 sta avendo alcuni problemi con Anaconda. Da quando è stato introdotto il nuovo installer grafico, sta avendo problemi sull'altro. Poi ci sono alcuni problemi con Leafy, su alcuni sistemi di macchine Apple. Vabbè, i problemi ci sono alcuni problemi, e quindi il team di Fedora, fedele alla sua politica di rilasciare una distro solamente quando questa è pronta, ha deciso appunto di slittare di 2 settimane in questo caso, perché sommandoli, quindi la versione finale di Fedora 20 verrà rilasciata il 17 dicembre 2013. Naturalmente anche gli step intermedi sono stati slittati di una settimana di conseguenza. Questa politica può piacere o può non piacere, a me ultimamente sta piacendo perché sto provando Fedora nella versione 20. Tra parentesi, Fedora 20 la sto trovando più stabile di una Ubuntu LTS, quindi ditemi voi i bug. Vabbè, evitiamo di fare polemica sull'ultimo rilascio di Ubuntu 13.10. Dicevamo, mi sta piacendo questa politica perché alla fine pone l'attenzione appunto sull'utente e evita di utilizzare gli utenti come tester, o peggio ancora di rilasciare le distro tanto si sa che verranno abbandonate. In settimana Marco Persi ha pubblicato un post sul Redivivo, dibattito che in questi giorni si sta riaccendendo all'interno della community di Debian, sull'abbandonare System Vuinit in favore o di Upstart di Canonical o di System di Red Hat. Come sempre, quello che succede all'interno di Debian è un lungo dibattito con tutta l'analizzazione dei pro e dei contro. Chi vivrà vedrà, vedremo quando verrà presa questa decisione, considerando i tempi di Debian. Non per questo io ho coniato il famoso termine meglio tardi che Debian. Vedremo che cosa sarà, quale sarà la scelta definitiva. Nel post di Marco vengono fatte alcune considerazioni, meglio, nell'editoriale di Marco Persi vengono fatte molte considerazioni, andatevelo a leggere perché è molto interessante. Non mi dilungo troppo perché sennò poi vi faccio troppa anticipazione e voi non andate a leggere. Leggetelo, mi raccomando. In settimana è stata finalmente pubblicata la data di rilascio circa di Tanglu. Tanglu che cos'è? Tanglu è una derivata di Debian, basata su Debian Testing, destinata a scalzare in futuro Ubuntu. No, scherzo. No, sì, speriamo. Che cosa ha le particolarità di questa distro? Tangu, diciamo prima la data. Molto probabilmente verrà rilasciata entro la fine dell'anno, quasi sicuramente. La data più o meno sarà quella di dicembre, quindi fra poco meno di un mese verrà rilasciata finalmente la versione stabile, chiamata Tangu Equoria. Non so se l'ho pronunciato bene, se si pronuncia a latino o no. Vediamo le caratteristiche di questa Tangu. Innanzitutto, il formato verrà rilasciato con Live CD abbondante, diciamo, non è proprio un Live CD in senso stretto, a 700 MB. Come desktop si è scelto di canalizzare tutti quanti gli sforzi su KDE. Verrà rilasciato con KDE 4.11. Visto che appunto il numero di programmatori è basso, verrà rilasciato soltanto un'altra ISO con un desktop alternativo, ovvero GNOME. Nella fattispecie verrà rilasciato con GNOME 3.8. Ci mancano sviluppatori, se volete aiutarvi, fatevi avanti, perché altrimenti appunto il team non vuole disperdere forze inutilmente in tante cose. Mi piace concentrarsi solo su una cosa. Rispetto a Mamma Debian, utilizzerà Systemd. Il sistema dei pacchetti è un po' particolare. Come abbiamo detto, Tanglu è basato su Debian Testing, però ci troverete anche pacchetti presenti da Unstable e sperimentali. Poi ci sono altri pacchetti che sono stati fatti, una specie di pacchetti che sono stati fusi provenienti da Ubuntu, quindi è stato fatto un mix un po' strano.
Però c'è da dire che il team garantisce la retrocompatibilità con Debian, quindi non avrete problemi. Passando all'installer, verrà utilizzato molto probabilmente su questo rilascio l'installer di Debian. In futuro si sta discutendo se utilizzare Ubiquiti, quello di Ubuntu, oppure di svilupparne uno basato comunque su Ubiquiti e cose del genere. Vedremo che cosa verrà scelto alla fine. Naturalmente questa distro, naturalmente, si fa per dire, cioè, perché non è una cosa scontata, verrà fornito con il Qt5 e con l'ultima versione di Wayland, quindi sarà una distro molto attrattiva per gli utenti che vogliono le novità. In settimana è stata pubblicata, rilasciata la nuova versione di KDE Telepathy, nella fattispecie KDE Telepathy 0.7.0. Tante sono le novità di questo client di messaggistica multiprotocollo per KDE. È stato aggiunto il supporto a Steam, la chat di Steam, e a quello professionale a Novel Group UISE. Andate a vedere, poi ho messo il link a che cos'è questo servizio. Il team sta valutando anche l'inclusione di un servizio di SMS, però questo appunto, non è stato incluso in questo rilascio, vedremo in futuro. In questo rilascio però è stato fatto il porting di un plugin che era già presente su Copete che consente di incollare formule LaTeX, quindi farà il piacere di chi lavora con LaTeX. Ha aggiunto anche un plugin per rendere visibile per intero gli shorten URL, quindi non potete fare più scherzi che incollate lo shorten URL e poi uno va a aprire il sito con alcuni siti poco consoni al luogo di lavoro e tutto il resto. Quindi appunto i shorten URL verranno espansi. È aggiunto la possibilità di aggregare i contatti presenti su più reti in modo da evitare di avere una lista lunghissima, quindi adesso avete finalmente per esempio Marco e vi troverete tutti quanti se Marco è presente su varie reti sociali, quindi vi troverete tutti sotto la stessa voce. Aggiunta anche un'interessante funzione che poi è stato fatto anche un post su grazie al plugin KDE collaborative, con la T, no, KDE. Che cosa fa? Voi avete un documento in Git, state modificando, state facendo qualche cosa, non lo so, state scrivendo del codice, avete bisogno di aiuto, un vostro amico presente su KDE Telepathy potrà modificare in tempo reale, sfruttando appunto KDE Telepathy, questo nuovo plugin, il vostro documento, quindi appunto l'editing dei testi collaborativo. In settimana è stata rilasciata la prima release candidate di Manjaro 0.8.8. Questa nuova ISO, che verrà rilasciata a breve, nella versione finale, contiene il nuovo installer grafico Tools. L'installer l'ho provato, sembra un pochettino lento, però comunque fa il suo sporco lavoro ed è semplice da utilizzare. L'altra peculiarità di questo rilascio è il backport delle applicazioni di XFCE 4.11 su Manjaro, che verrà rilasciato appunto con XFCE 4.10, la versione stabile. Queste il backport comporta anche l'aggiunta della famosa patch per il VSync per quanto riguarda la visione di filmati full screen. L'ho provata, non è che funziona tanto bene, così come non funziona tanto bene nemmeno su Ubuntu, perché qualche artefattino resta sempre. Molti invece mi segnalano che su molte schede, nonostante sia attivata la funzione, non serve un cavo, cioè come se non ci fosse. Quindi sono costretti a disabilitare il compositor oppure utilizzarne uno alternativo quando devono vedere i film. Speriamo nel team di XFCE che si dia una mossa a risolvere questo dannato problema. Una nota positiva di questa distro, come ho detto, l'ho provato su macchina reale. E sono rimasto piacevolmente sorpreso dal migliorato supporto alle stampanti. Fino ai rilasci precedenti, accadeva che collegavate la stampante e per determinati modelli dovevate installare a mano i driver, o li prendevate da installate appunto a mano scaricando dal sito del produttore o utilizzavate AUR. Tra parentesi, con AUR non ha mai funzionato. Adesso in questa nuova versione, l'altro giorno ho collegato appunto il mio multifunzione della Samsung, l'SCX3002, che viene visto solamente in automatico, solamente da Ubuntu, ma in questo caso appunto viene visto anche da Manjaro. Quindi Ubuntu e Manjaro vedono in automatico questa stampante, quindi il supporto, infatti è duro, appunto il supporto alle stampanti è stato migliorato. E quindi la stampante viene installata senza colpo ferire. Mi piace questa cosa perché è segno che il team di Manjaro si sta impegnando profondamente nel rilascio di una versione semplice da utilizzare alla Ubuntu maniera che funziona subito.
Marco Persi in settimana ha fatto un post sul progetto ARA, che praticamente che cos'è? Uno smartphone modulare di Motorola, a mo' di Lego potete assemblarlo, potete personalizzarlo. È bello come idea. Speriamo di vederla presto sugli scaffali, sperando però di avere la pecunia per poterlo comprare. Stefano, durante la settimana, ha pubblicato una logorosissima recensione seria di Slitaz, l'ho pronunciata bene. Si è lanciato anche lui nel mondo delle recensioni, come abbiamo fatto anche noi, sia io che Marco Persi, e appunto ha recensito Slitaz. L'ha installato in VirtualBox, andatevi a leggere il post, andatevi a leggere tutto quello che è accaduto durante l'installazione, se è facile o meno, se non è facile. Andatevi a vedere. In settimana è stata rilasciata OpenSUSE 13.1 RC2, seconda RC del rilascio, cioè della versione nuova di OpenSUSE, che verrà rilasciata salvo improvvisi il 19 novembre, in versione stabile. Novità, abbiamo il kernel nuovo, il 3.11.6, corretto il supporto per il Secure Boot su alcune macchine, systemd è stato portato alla 208, corretto la sospensione, un bug che impediva la sospensione su XFCE. Bug ce ne sono ancora, vedremo se sarà rilasciato in quella data o se subirà uno slittamento. C'è anche un altro bug che non è stato segnalato, non so se che non mi sono francamente nemmeno poi informato più di tanto. Non riesco a installare personalmente sulla mia macchina di test in forma su macchina reale. Ho un bug nell'installer, ho provato sia la versione DVD che la versione CD. Questo bug si riporta già dalla precedente RC, praticamente che vado ad installare, a un certo punto durante l'installazione si blocca e mi parte l'installer testuale. Non ho capito ancora, non mi, ho detto, non mi sono informato bene se è un bug che è stato segnalato, se c'è un modo per risolverlo, se sono sfigato io soltanto su quella macchina, perché appunto il virtuale mi funziona. Mi informerò meglio nelle prossime settimane, tempo permettendo. Comunque, Marco Persi l'ha provata, l'ha installata, a lui piace. Poi vediamo se riesce a fare qualche posticino al riguardo. Notizia importante, vabbè, importante per gli utenti Fedora, è che Steam è arrivato nei repository RPM Fusion. Quindi, una volta aggiunto questo tipo di repository, potete installare Steam e giocare sulla vostra Fedora senza aggiungere altro. Quindi, installate direttamente da lì. In settimana è stato rilasciato anche LibreOffice 4.1.3. Mi scuserete se nel post ho messo uno screenshot di Windows 8.1, ma quando ho realizzato il post non era ancora arrivato su Fedora, quindi avevo aggiornato su Windows e quindi ho postato lo screenshot su Windows. Non mi picchiate per quello che ho fatto. Infine, ultima notizia, che poi è la notizia di cui vi parlavo anche all'inizio post, è che lo slittamento ulteriore di una settimana di Fedora 20. Poi andatevi a leggere anche tutta la discussione che è nata su Google Plus, che poi è degenerata, però fatevi quattro risate, la discussione è pubblica, quindi potete leggere tutti quanti, anche se non appartenete ai miei cerchi e tutto il resto. Con questo ho concluso, spero di... vabbè, ci vediamo la prossima settimana. Prima di chiudere, lasciatemi fare un piccolo pensierino per Lucky, il mio cucciolone che in questa settimana non sta tanto bene. Forza e coraggio, Lucky. Anzi, aiutatemi, poi datemi l'influsso positivo pregate, diciamo così. Spero che stia meglio. Ci vediamo la prossima settimana. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao.